Ciao amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui in un nuovo <coughs> video molto semplice dove voglio far vedere eh, come faccio la puttatura delle rose e vi voglio dare qualche consiglio magari per delle persone che eh, sono dei passa passatemi il termine, che magari sono dei principianti e quindi mai non hanno ben, mai potato bene una rose e quindi vorrebbero capire come farlo ma senza impazzire quindi il mio consiglio è basico questa è la pianta di rose che vedete è una pianta di rose abbastanza vecchiotta ha un bel po di anni però non ha sempre fatto belle rose ho già iniziato a fare la potitura eh, ieri diciamo già iniziato a togliere qualche ramo vedete comunque anche rami importanti sto tagliando quest'anno Vedete, sto tagliando anche rami abbastanza importanti. Questo è proprio tutto un braccio che vedete i tagli dove erano stati fatti l'anno scorso, l'anno scorso sono stati fatti qua sul Moncone, quest'anno ho deciso di tirare via tutto il braccio proprio per, per lasciare eh, la rosa che, che diciamo si rinvigorisca, quindi diciamo si ringiovanisca. Ecco, passatemi il timing, scusate. Allora farla poter la rosa io vi consiglio di farla gennaio, febbraio non andrei tanto avanti perché la rosa è la, prima, la pianta che si sveglia molto presto perché se fa un po' di caldo se già a febbraio marzo fa caldo la rosa si sveglia e se facciamo dei tagli rallentiamo la, la crescita avremo delle rose tardive magari non faranno, faranno poche rose e via dicendo ecco, quindi la rosa è formata così in questo caso è stata tenuta con uh, due branche principali che una branca sì due rami scusate e un ramo si divide ancora in un altro ramo e io cosa ho fatto? ho fatto un taglio abbastanza importante qui la rosa non ha bisogno di cicatrizzanti o robe del genere se volete potete sporcarvi il, il dito di verde rame quindi di portiglia bordorese e dopo toccarla non fa male anche se non lo fate non, non c'è nessun problema perché la rosa seccherà leggermente un centimetro un mezzo centimetro secca un pochettino dove si cicatrizza il taglio ma poi non ha nessun problema ecco, quindi adesso cosa voglio andare a fare voglio andare a tagliare ancora i rami allora, ho fatto questo taglio qua grosso il consiglio che vi do sempre io è fate i tagli vicino a una gemma vicino a una gemma oppure dove fate il taglio ci deve essere almeno una o due gemme sottostanti così siete sicuri che quel ramo lì continuerà a eh, ributtare altri rami nuovi molto giovani ecco quindi in questo caso qua in questo caso qui con questo ramettino qua io posso fare un taglio qua, vi faccio vedere dritto, storto, volete voi, e io posso fare il taglio qua, perché qui ho una e due gemme. Qui sotto ho due gemme, e avendo due gemme lì sotto sono sicuro che avrò un rantroramo che potrebbe, che farà rose. E qui adesso comunque ho fatto un taglio drastico qua. Quindi in poche parole facciamo dei faccio dei tagli abbastanza drastici vedete ho fatto i taglio qui sotto c'è una gemma, due gemme lì sotto, adesso qui voglio andare a pulire un attimino questi rametti qua quindi vado a togliere tutta quanta questa parte qua sto facendo dei tagli comunque anche un po' per come sto dicendo rigiovanire quindi non un taglio molto se io se dovessi tagliarla io la potatura la faccio ogni anno però la faccio molto semplice taglio soltanto in altezza la abbasso un po' tiro via i rami secchi gli do un po' di forma e basta quest'anno invece la sto, la sto potando veramente veramente tanto qui ho fatto qui sono tutte le gemme già pronte adesso io vado a intervenire su questo ramo qua allora vado a intervenire in questi rami qua io non sono esperto di questo qui comunque è rotto questo ramo qua quindi dato che questo ramo qua è rotto lo tagliamo via intanto lo, ti lo tiriamo via qua dato che è rotto le parti secche vanno sempre tagliate via tutte quante non preoccupatevi ma le parti secche vanno tolte bisogna toglierle assolutamente tutte le parti secche che se no non facciamo mai niente di, di buono e basta to. ciao questa è una rosa potata vedete io ho fatto una potatura drastica molto molto drastica però è eh, una potatura che secondo me secondo me bisogna farla vedete è rimasto, è rimasto poco materiale però vedete eh, avrà, una forza, avrà una forza di spingere sulle gemme questa rosa qui che vedrete che farà veramente tanto tanto poi quando sarà in primavera posso mettere le foglie, lo scarto ovviamente va tutto in compostiera va tutto in compostiera triturato con mio trituratore anche con la forbice si va sul minuzzetto e va buttato in compostiera Pum. adesso mi sposto su un'altra rosa e vi faccio vedere ancora l'ultima potatura dell'altra rosa Eccoci qua, questa è un'altra un rosa, una rosa diciamo più cespugliosa, molto lasciata andare ne <coughs> negli anni, e ha fatto un casino di rametti ha gettato dappertutto. Quindi adesso mi resta soltanto che andare un pochettino a pulirla. Ovviamente le parti secche vanno tutte eliminate, come sempre diciamo, quindi se c'è se rami secchi vanno eliminati. Ovviamente i rami secchi via 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 per primi. Prima si fa così pulizia di rami secchi pulizia dei rami secchi ovviamente vediamo sempre che dove abbiamo fatto taglio l'anno scorso il ramo sarà secco io lo vado a tirare via ok ok adesso cosa vado a fare qua vado un pochettino a sfoltirla quindi tolgo un po di rami cosa togliamo rami vecchi o rami giovani togliamo i rami togliamo i rami giovani giovani nel senso togliamo due rami giovani e due rami vecchi così lasciamo sia rami vecchi che rami giovani sulla pianta ok questo via che comunque era abbastanza brutto bisogna anche dargli un po' di forma comunque alle piante quando si tagliano non è soltanto tagliare per spingere su fiori o spingere su frutto bisogna sempre dargli un po' di forma alle piante ecco ok bisogna sempre dargli un po' di forma quindi adesso io Cerco sempre di Tenere le piante un po' Diciamo più Più curate possibili, ecco Vai, vai, vai Così gli do un po' di forma adesso Logicamente, vedete Vado un po' a Vedete, vado un pochettino a ristringere la, la pianta Eccoci qua questo qua via questa parte qua secca via vedete vi sto facendo sempre potature molto drastiche perché quest'anno quest ho detto che vi volevo proprio potarle in maniera drastica le rose per avere diciamo dei frutti per avere diciamo una pianta più composta ecco quindi la sto abbassando e sto tirando via parecchi parecchi rami per dargli più Più reazione alla nostra pianta vedete per dargli più reazione alla nostra pianta ovviamente eccoci qua eccoci qua vedete questa è una rosa come l'ho potata io poi ovviamente io non sono esperto di rose al 100% però comunque ho visto che Ho visto che dove ho fatto la potatura io L'anno scorso Sono venute fuori belle rose Quindi insomma In poche parole Così era rosa ecco Questa è stata la Questa è la potatura molto semplice vedete, Si taglia sempre comunque Guardando in prossimità vedete Si taglia sempre guardando in prossimità della gemma Perché io dico sempre guardando in prossimità della gemma Perché siamo sicuri che Quel ramo continuerà a produrre Quindi se io ho Scusate un minuto io ho oh, un ramo come questo qui. Vedete, ho un ramo come ho un ramo come questo qui, guardate se vi faccio vedere. Ho un ramo come questo qui. Scusate un attimo. Ho un ramo come questo qui, vedete che ha ah, gemme qua, gemme qua, gemme qua. Io per andare magari ad abbassarlo potrei fare un taglio del genere, vedete. Potrei fare un taglio del genere. Proprio in questa maniera qui E guardate Mi rimane questo ramo qui Che ho una Due Tre Quattro gemme Scusate Una Due Tre E quattro gemme Quindi avendo, avendo quattro gemme il, il, mio, il mio ramo Magari non su tutte Ma magari su una gemma Butta Quindi scusate Caccia con un, un nuovo rametto E quindi avrò praticamente sicuro che la mia pianta continua a sviluppare. Ecco, se io faccio un taglio cieco su un ramo, se le, se le rose sono tanto vecchie posso anche farlo un, un, un taglio su un ramo cieco, ma li lascio, lascio un po' dal terreno e sono sicuro, potrei avere un 60% di possibilità che, che germini, però non sono sicuro al 100%. Se c'è una gemma io taglio sopra, taglio 5 cm sopra quella gemma lì e sarò sicuro al 100% che quella gemma lì continuerà a lavorare e svilupparsi ecco, io ho fatto questa potatura qua della rosa non sono esperto come vi stavo dicendo però ho voluto condividere con voi questo lavoretto che, questo lavoro che ho fatto qui oggi e niente, spero che questo video vi sia stato utile e niente, per eh, qualsiasi domanda sui commenti iscrivetevi, lasciate un like, fate insomma come volete e niente, per questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti amici da Poro Fiat alla prossima